Bella guys, welcome back sul canale, qui Giants Milk. Oggi vi porto un video diverso dal solito. Sarà un video react con le mie reazioni alle giocate migliori di uno dei campioni mondiali brasiliani più forti sulla scena di Call of Duty Warzone. Il suo nome è quello che vedete qui a centroschermo, Ninex. Faccio subito partire il video. Io questo suo nuovo record, questa sua nuova impresa non l'ho ancora vista. La vediamo insieme per la prima volta. E vediamo che cosa tirerà fuori dal cilindro. Allora, nel frattempo che inizia tutto, che ovviamente già qui lui è un drago, ok? Però nel frattempo che inizia tutto vi dico, come mai Giants Milk ci porti tra i tanti campioni mondiali? Proprio il video di un ragazzo brasiliano. Io ho vissuto in Brasile per un periodo della mia vita, quindi nel seguire tante scene mondiali, seguo molto anche quella brasiliana, che ragazzi è attivissima su questo Battle Royale. Questo ragazzo è un ragazzo molto giovane, avrà circa una ventina d'anni, si chiama Nino, ha il nome di origine italiano. Ed è veramente un mostro. Ho già visto alcune sue imprese, alcuni suoi video e è pazzesco come gioca, ragazzi. Mi hanno segnalato questo nuovo record. Se non sbaglio, è fatto in duo, in coppia, nella modalità quella che c'era fino a poco tempo fa, Trio Stimulus. Generalmente vi posso dire che come player lui tende sempre a paracadutarsi nella zona del Superstore. E poi da lì è solo magia, raga. Da lì è solo magia. Ha una velocità mostruosa di gioco, di pensiero. A parte che ha una velocità mostruosa a fare qualsiasi cosa, butta a terra armi, ne prende altre, cioè. Io forse ero ancora col paracadute a quest'ora. Cioè, come lo ha visto lì? Eh boh, siamo già a 5 kill, raga. È senza scudo, lo sapeva, è andato lì e boh, lo ha finito. Non c'è stata speranza proprio. Quello che mi piace del suo modo di giocare è il fatto che utilizza delle cose che molti di noi spesso sottovalutano. Tipo il trophy, eccolo qua. Lo sapevo, lo stava per buttare, lo conosco, lui piazza il trophy e va in giro alla Carmageddon investendo tutti. E, dicevo, usa il trophy e usa molto le stun grenade per disorientare i nemici. Ah, Pasarino. il passerotto. Ed è pazzesco, raga, perché io cosa faccio? Generalmente quando io gioco, ma se non è proprio necessario ingaggiare il nemico, non lo faccio. Lui è un cacciatore, cioè lui è. Io mi cagherei veramente addosso se mi trovassi lui in mappa. Forse questo è uno dei motivi per il quale io non attacco il crossplay. Cara lì, free fraghi, free fraghi. Mamma mia. Poi Oh, aquilo realmente è boa, ha mano. una Aquilo realmente é boa. stabilità pazzesca. Caralho, eu sou bem quilo agora, mano. Cioè, io gli avrei fatto tutto il contorno a quei nemici. Forse li avrei colpiti una volta. Si è teletrasportato sopra. Dove guardi? Dove guardi? Mamma mia. Eccolo qua. Carmageddon, ve l'ho detto. Ma dai, ma. Ecco, Lá, que nada aqui, estamos saindo, è un estamos saindo, continuo ragazzi. aprire la mappa, trovare il puntino rosso prossimo Ah, e e essa andare. cara Eccolo aqui. qua. Boh, sei proprio sceso sulla morte, ragazzo. Mamma, ci vuole bene, mamma. Scannare. Che cazzo. Comunque, guys, vi dico, vale proprio la pena seguirlo. Vi lascio il link nella descrizione, poi dopo il video andatelo a cercare perché c'è tantissimo materiale su di lui da vedere. Se volete una fonte di ispirazione per le vostre partite a Warzone e diventare dei draghi, Game. Ninext è il ragazzo che fa per voi.
No, vabbè. Io mi ero già preso tramvate da una parte e dall'altra, onestamente. Un'altra delle peculiarità del play di 9X è questa, che se notate, penso che lo farà vedere anche in questo video, ma se andrete a vedere gli altri video lo vedrete sicuramente. È che lui utilizza i soldi soltanto per shoppare UAV. È difficile vederlo shoppare altri oggetti. Compra l'UAV, lo lancia subito e va a caccia. Cioè, non c'è mistero. Eccolo qua. Non c'è mistero. Cioè, lui, ovunque siete, se siete nascosti, vi verrà a cercare e vi troverà. Cioè, c'è poco da fare, raga. Loadout. Oh, finora 14 kill e non aveva ancora recuperato il suo loadout. Così, giusto per. Trophy. Ha ovviamente un suo gruppo col quale gioca e fa i campionati mondiali. È uno dei più famosi dei suoi. Oh! Era nascosto là sopra. Che brutta fine. Che brutta fine. E vi stavo dicendo, uno dei più famosi dei suoi compagni si chiama Tony Boy. Eccolo qua, un altro. Ma quanti ne investe in una partita? Io forse ne investo uno più o meno ogni 12 partite. E la cosa molto divertente di Tony Boy è il fatto che lo chiama di continuo, urlando il suo nome. È molto divertente anche. Cioè, non è il classico player che è rigidissimo quando gioca, non vuole distrazioni, no? Proprio così, un cazzone mentre gioca, ma nel senso buono, si diverte ed è un drago lo stesso, cioè, è fuori. Si era già sdraiato, già sapeva qual era il suo destino. Non vi viene il motion sickness più che con la VR a guardare lui giocare. Cioè, pazzesco. Tra l'altro, guys, se... eccolo là. Mamma mia. Tra l'altro, se mi date un buon riscontro, se vi piace sia lui come player che come video, sarebbe bello anche magari che io vi portassi quelle che sono le sue classi, i suoi consigli. Così, cazzo, diventiamo tutti più bravi, dai, cioè. Se anche tu, come me, vuoi dire basta alle partite in Warzone dove prendi solo palate di merda, scrivi nei commenti sì, vogliamo le classi di Ninex e io ve le porterò, raga. Sono riusciti a tirarlo giù, eh. Ma lui ha il self-res. Rinasce come una fenice. E sono cazzi amari. E nel frattempo siamo a 17, guys. Mamma mia. È morto. Colli. Vediamo, eccolo qua. Mamma mia. La fine del verme. Un colpo secco di pistola così. Mamma mia. Minchia. Tre con la pistola non li ho mai uccisi, raga. Mai. Ma forse neanche più partite. Ha tirato giù un team intero con la pistolina appena rinato. No, vabbè, ma che precisione. Cercava di correre contro il muro. Peccato che non ha realizzato che non è un fantasma. Che cazzone. Fighissimo. E poi proprio la pazienza. Tum. Boh, morto. Altra kill. Via. Let's go, Ninex. Let's go. Eccolo qua. Minchia, in bocca gli è andato.
Mamma, che velocità impressionante, raga. Impressionante, guys. Pensate che lui, prima di, diciamo, esplodere nella scena con Call of Duty, giocava a Battlefield e ha iniziato a fare i tornei, quelli che contano, con Rainbow Six. E poi è arrivato COD. Nel frattempo, altra persona investita. Mamma mia. Mamma mia, che cazzo di velocità. Come l'ha visto là in mezzo? Poteva essersi buttato, poteva essere, cioè... Non l'ha stunnato. Vedete, vi dicevo che lo usa molto. Il mio cervello sarebbe andato in blue screen con questi. Eccolo là. Mamma mia. E tendenzialmente uno da sopra dovrebbe essere avvantaggiato, no? A puntare in giù. Nasconditi che Ninex sta venendo a prenderti. Bravo, stunnato. Vedete? Cioè, e io, nonostante che lo sappia, continuo a non usarla. Quindi, coglione due volte. Ma è veramente un oggetto utilissimo, impressionante. Si è ressato. Guarda, non se n'era accorto. Si è ressato approfittando della vegetazione. Strisciando. Mamma mia. Cercate di immedesimarvi. Voi qui, circondati da diversi team. Ma io mi ero nascosto, cazzo, nel bunker più vicino. Gli ha tolto... Gli ho tolto un po' di vita, con sto C4. Guarda lì, guarda lì. Senza pietà. Eccolo là, quello di prima. Che ha quasi laserato, cazzo. Io non capisco come non riesca a disorientarsi da solo. Però se ci pensate, è proprio così che bisognerebbe giocare, cazzo. Per non dare punti di riferimento ai nemici. Io non ci riesco, guys, non so voi, ma non ci riesco ad avere questa velocità di pensiero. Eccolo là. Mamma mia. Di nuovo, dal basso verso l'alto. Quando clicca, falo. Stai mag? No. Mamma mia. Ma nesse cartelli siamo até agora. Deixa eu pegar esse puto, mano. Nossa, ele tá tomando bala. Mio Dio, non avevo visto le kill. Siamo già a 35. No, vabbè. Perché lasciare andare giustamente un veicolo con dei nemici che ti passano un po' lontani? Andiamogli dietro. Che zigzag.
mia. Mano, a gente tem que dar um tiro nesses caras aí, velho. Eles são sangrifados, eles são sangrifados. Sim? Peguei um lá. Li prende, li prende. Eccolo là. Mado. È una sentenza. Ninext è una sentenza. Cazzo. Mamma mia, che strage. 40 kill, guys. Cosa posso aggiungere? Ditemelo voi. Ah, hanno seccato il compagno. La freddezza, il sangue freddo di rimanere nel gas, il giusto per fare l'ennesima kill. Cioè, io avrei già fatto una serie di puttanate lì. Lontanissimo, killato. Mamma mia. È implacabile. Cioè non avete scampo, c'è un cazzo da fare. Da vicino, da lontano. Madonna, da solo contro team interi. 46 kill, raga. Guardate solo là sopra l'occhietto, eh. Ci sono 17 persone che lo stanno guardando. Cioè la gente muore e si ferma a guardare dalla sua prospettiva. Che cazzo di drago che è. E lui contro altri 11. Oh, ti sei affacciato nel momento sbagliato, patatino. L'ha arrestato. Mamma mia. Io mi sarei preso una mitragliata, sarei crepato proprio instant. Non ci capisco un cazzo a volte, raga, non so. Non so voi. Il cara qui dentro, asce, vai. Sarà che sono abituato ai ritmi della play. Mamma mia. Ehi, sta arrivando il gas, eh. Ho fatto il seguente, a gente tem que rifare esses caras aqui, ó. Vamos pegar essa casinha aqui, pega essa casinha aqui e só mira esquerda. Tolto lo shield. Morto, morto. Ah, bello. Oh! No, vabbè, cosa ha fatto? Io non ci ho capito un cazzo. Mamma mia. Inarrivabile. Vou pegar o high aqui, Aí.
Vabbè, ma che cazzo. Ma che stabilità. No. Meno male che c'ha il self. 49. Mio Dio. Premi, deci mata, ci mata, dede, ci mata, io mato Ilz, Gli ha chiesto al compagno di lasciarglieli ammazzare. Io mato, lascia. È foda. Altri due. Solo uno. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, guys. 52 kill. L'altro 25, è un draghetto anche l'altro, ma 52. Io non so. Bella partita. Ni next. Europeo rasgante de SMG, ensaboado europeo rasgante. Che dirvi, guys? Pazzesco. Va bene, guys, spero che vi sia piaciuto questo nuovo video, questo nuovo tipo di video. Se volete maggiori informazioni su Ninext, vi lascio il link nella descrizione, come vi ho detto. E se vi è piaciuta la tipologia, ci sono tanti altri giocatori che potrei portare sul canale e tante altre react che potrei fare. Non so mai se Ninext vedrà questo video, ma se mai dovesse passare di qua e vederlo, Tony Boy! Ciao guys, al prossimo video.